Ciao a tutti, io mi chiamo Paolo Spannocchi e sono qui per fare questo provino. Non so, sì, è abbastanza emozionato. Come provino sì. Io non ho fatto granché, ho fatto tanto tempo fa teatro e ora ho ricominciato da 3 anni con una scuola di teatro che c'è proprio qui a Campi Bisenzio, che si chiama Centro Iniziative Teatrali. Ho risposto a questa domanda, mi hanno chiamato, si starà a vedere. L'ho sempre fatto, è una passione che ho e mi rappresenta, riesco a rappresentare sempre un personaggio diverso e quindi anche lo studio introspettivo che c'è nel personaggio, l'utilizzo della voce. Ora in questo momento sono a voce bassissima perché non lo so, sono un po', non ho capito bene se si può parlare ad alta voce o no, quindi non lo so, però mi interessa anche appunto fare anche altre cose tipo cantare. Faccio un sacco di giri con la testa, ho avuto esperienze anche con un gruppo musicale e niente, mi aspetto che sia una cosa veloce, mi aspetto che magari mi chiami per una scrematura successiva. Ora però mi fai preparare perché se non funziona. Allora, io ti porto la Sandrina e tu fa Luciano. Puoi leggere tranquillamente, legge? Senza problemi, tranquillo. Cioè, io ti parto dalla seconda pagina, dal finale, su in alto, dove lei la dice: la mia venuta sì, la menopausa anticipata con 5 anni. È un questione d'ormoni. La aula tu sei teca, la Samantha. A Pushkar! Pushkar! E questo sogna l'India, ora, per portarcelo le dedicato un anno. Per me è il passo necessario ad una crescita, per lui una vacanza nel sudicio, magari fosse rimasta in India. Ripeto, non è giusto! Sandra! Non è giusto cosa? Luciano mi ha fatto pigliare un colpo! Dimmi perché si deve essere solo noi. Luciano, fa di che solo noi? C'ha un babbo e una mamma anche lui. No, Luciano, se tu mi dici il soggetto, forse ti seguo anche. E allora si deve essere in due a mettere soldi per comprargli la casa. Lo fanno tutti così. Oi, Luciano, l'ho capito il soggetto. Ancora dei pensamenti? Sandra, ma 100.000 euro più l'ipoteca sui miei negozi di parrucchiere a garanzia del mutuo. Ho capito. Levatemi anche peli del culo, intrecciateli e fateci una coroccina per questa povera testa di cazzo, allora. Luciano, in primis io adesso non sono un discorso da cattolico. Poi alla fine, come possono aiutarlo, Luciano? E tocca a noi, purtroppo, e gli è un destino. Sandra, non ce la fo, non ci dormo la notte, è un carico troppo grosso. Ripeto, ma io ce l'ho una vita ancora o non c'ho più una vita? A me tu lo domandi, Luciano. Sandrina, ma io, dati quei 100.000 euro, ripeto, che cosa mi rimane? Nulla, e tu lavoro, ma gli è normale, tu sei un babbo, t'ha dei doveri. Ma proprio oggi ci sposa la Samantha e tu fai questi discorsi, scusa. Sandra, ma noi quanti anni è che si dice che ci si deve separare? Più di 20 anni, e si è rimandato sempre. Non siamo stati certo degli incoscienti. E se oggi si festeggiasse matrimonio e separazione tutto insieme? No, tu mi fa paura, Luciano. Luciano, ti riconosco. Tu mi fa veramente paura. Per me è con questo apparecchio fisso per la pressione. 24 ore addosso per te ne sono troppe. Ti va un brodo di cervello. 2 buste, Sandra. 50.000 euro a te, 50.000 a me. Liberi di fare il che ci pare. Forse siamo ancora in tempo a raccattare qualcosa dalla vita. Io apro un negozio di parrucchiere a Bucarest e te vai in India. Laggiù con 50.000 euro tu fa la vita di una Maharani. Ma che c'entra ora l'India? E tu la decanti sempre. Alle poste, in farmacia, da bruco, alla Hop. Ormai sanno più cose dell'India a Pontassieve che il Ministero degli Esteri alla Farnesina. Vacci, e è la tua occasione, Sandra. Ripeto. Vacci, sì, e la Samantha? E la Samantha... Almeno lasciamo un motivo vero per buttarsi da un ponte. Ok, perfetto. Se vuoi dire qualcosa in libera uscita, in libertà, per rimpolpare il nostro backstage. Vuoi in mare? Parto, vo all'Elba e torno il 28. Questo vi potrebbe servire eventualmente per... Certo. Però se mi volete chiamare prima, chiamatemi lo stesso, verrò via. Però c'ho il traghetto. Per il resto, tutto bene, sono contento. Sono contento di aver finito così. Ma questa è la noce, cioè, ma che schifo è questo? Ma c'è anche so. Non me la senta, ma ci penso io. Scendete un posto buono prima che ci detti, ma questo è misterioso. Ci mettono anche le sigle sulle assette. Le sigle? Che sigle? C'è scritto matrimonio mio e della Sandra. Ma veramente sulla vostra c'è scritto ABX190. ABX190? Ah, giusto, le ho ricatalogate. Danilo, non inserire la cassetta fino a mio preciso ordine, eh? Chiaro? Non la inserire! Oh Sandra, ma in dove tu l'hai presa questa cassetta? Sullo scaffale, voglio sperare! Ma era dentro l'armadio sotto l'angolo di fotografia del nostro matrimonio, perché?
Oh, cretina, t'ho detto sullo scaffale. Silenzio in sala, si parte. Ah, oh, no! Ah, no! Ah, ferma, ferma! Se non si sente nulla, ho quinto sei, lo stesso da sciarmi la ricorda, anche se da tutti ignudi. Ferma! Ferma! Ma almeno questa piccola sono dello sciondo. Ale, altro in chiesa, mi dato la presa ma dai ponti non leggio al sette porno, sai, Ale! Ferma! T'ho detto ferma! Se non vedo l'unica c'è anche le visore, c'è qui tre storie, avanti un testimone e questo se sono tutti frosci. Spengilo! T'ho detto spengilo! Lucia, ma erano due uomini. Mi sembra anche a me infatti fossero due uomini. Oh bambina, erano due uomini! E anche parecchio ognuno, il signor marito che non avevo in vista a sondo mondo. Ma che sei in vista? Sto sciandola tutti gli effetti, tutte e due le donne di tutti i 50 anni. Bambina mia, che vergogna! Mi dica, ma hai visto? E ce l'hai il testone davanti! Lucia, io non so che dire. Ma che cassetta mi ha dato? Ma che è impazziti, Bongi? Sandra, io sono andato lì come si fa tutti gli anni a Natale a prendere nuovamente la cassetta di tutti insieme appassionatamente, no? Una donna più tutti insieme appassionatamente di io sì, ne avevo mai visti. Ma chi mi ha dato? Io non capisco, non mi capacito, non me ne rendo conto. Ah sì, vedi la fretta? T'avevo detto non mi sovraccaricare. E non c'era i Bongi e c'era il subabbo. E si vede, essendo vecchio e poi romo, senza occhiali e sei sbagliato. Il babbo di Bongi ogni occhiale, se lo chiamano 11 decimi sopra il nome. Sandra, io l'ho presa, l'ho messa lì e l'ho vista ora, giuro. L'ho presa, l'ho messa lì e l'ho vista ora, giuro. Sì, e come male era in metà? E l'ho... Eh? Nulla, nulla. T'ha proprio ragione, sì, sì. Sono proprio una cretina a non essere mai accorta di nulla tutti questi anni. Ma accorta di che cosa? Ma Sandra, ma non penserai mica... No, non penserete mica che l'abbia fatta apposta? Piano, un momento, eh? Io già sto male. Ma questi sono giudizi che arrivano all'osso, eh? Qui si fa del male alla persona. Libero, io ho un'età e ho un'etica. Gino, io ho un'estetica. No? E che ho detto? Danilo, te mi dovresti conoscere. Sandra, digliene te. Ma dove vai? Ma perché ti alzi da tavola? Scusa, mi sto spiegando, ma perché vai via? Grazie, Così mi riesci anche a me. Non te l'avessi mai detto poi. Non mi sono da caricare. E invece, ricordati di quello, e ricordati di questo, ripigliala tal cosa, e ripigliala dall'altra, e per forza poi uno va in tilt e la alzata la fa. E questi mi guardano. Ma cosa mi guardate in questo modo? Mi guardano. Vabbè, e vi guardo anch'io. E si farà guardassi. Credete abbia paura? O forza? Forza? Non so più che dire. Ok, va bene. Per questo si fa presto a rimediare a pallino. Tu lo cambi.